Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Specio. Finisce Manchester City-Napoli, una vittoria per il City, forse sulla carta meritata per quanto abbiamo visto nel primo tempo. Nel secondo tempo non è stata oggettivamente una bella partita, molti errori per quanto riguarda la costruzione del gioco da una e dall'altra parte, però il Napoli nel secondo tempo comunque ha saputo reagire. Il primo tempo invece l'ha praticamente regalato agli avversari. City è partito in quinta, ragazzi, ha giocato davvero bene, ha subito tartassato il Napoli, lì dietro non ci hanno capito molto nei primi minuti e hanno segnato due gol proprio in tranquillità. Mertens ha sprecato l'occasione del calcio di rigore perché se il 2-1 fosse arrivato prima, magari il Napoli avrebbe avuto un po' più tempo appunto per portare almeno un punticino a casa. Però in ogni caso non esce ridimensionato questo Napoli, ha provato a reagire nel secondo tempo, disturbando la manovra del City, che forse nel secondo tempo ha voluto giocare un po' più di contropiede, invece nel primo tempo era proprio il City a impostare il gioco, anche forse merito del Napoli nel secondo tempo, mentre nel primo tempo forse si è tenuto un po' troppo basso, anche il Napoli non riusciva proprio a creare un po' di gioco, qualche passaggio, assolutamente nulla ed è un peccato perché comunque Sarri ci ha abituato a un gioco decisamente migliore. Che dire, ovviamente come dire, la qualificazione agli ottavi non è assolutamente del tutto compromessa perché questa sconfitta era prevedibile almeno per quanto mi riguarda. È ovvio che la sconfitta invece contro lo Shakhtar, quella sì che ha compromesso un po' le cose, però in ogni caso il Napoli ha ancora la possibilità comunque di arrivare ovviamente agli ottavi, perché a parte il City è ovvio che è superiore alle altre due, secondo me, alle due squadre nel girone. Ditemi che ne pensate voi, lasciate un like se siete comunque super giù d'accordo con me e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!